Direttore, in un momento oggettivamente difficile dal punto di vista economico, come si presenta la situazione dell'istituto di credito? Intanto io, come dire, per definizione sono un ottimista, nel senso che vedo sempre il bicchiere mezzo pieno. A dirti la verità, ieri ero con i giovani industriali di Confindustria ad Arezzo, quindi diciamo proprio i rampolli dell'industria retina, insomma. E uno in particolare mi ha detto: verrà il semaforo verde? E io penso che venga il semaforo verde, nel senso il semaforo verde della ripresa. E quindi è chiaro, siamo in un momento in cui quando se si leggono le statistiche, se si leggono quello che è successo, si vede, si sente previsioni di PIL meno 5, meno 4, un po' allarmano. Però teniamo presente che sono dati passati, guardiamo il futuro con più ottimismo. Ora non lo voglio mettere, come dire, in politica, ma secondo me questo è un messaggio che aiuta. Che aiuta. Ecco, direttore, il fatto di essere legati a un territorio vi aiuta, vi conforta in questo senso? Certo, ne abbiamo avuto prova, diciamo così, in questi ultimi mesi, in cui c'è stato uno tsunami delle banche, insomma. Noi abbiamo avuto la riprova che operando con serietà sul territorio, dando e ricevendo, potendo dare e potendo ricevere, si possono fare anche risultati. Quindi c'è spazio e come se c'è spazio per questo tipo di banche. E c'è spazio anche per l'ottimismo, allora? Sì, certamente, certamente. Io lo sono. Devo dire che vedo anche segnali, non in tutto il nostro territorio, perché alcune aree ancora vedo che soffrono quasi una sorta di rassegnazione, però vedo altre aree più attive che in qualche modo si mettono in discussione. Questo è importante, perché quando un imprenditore investe vuol dire che crede nel futuro, se no non lo farebbe.